È la Cavese di Giannini a qualificarsi per la finale scudetto del campionato Under 19 nazionali. I campani affronteranno l'Acciole Milano 0-4 a Pavona contro la Cinzia Albalonga, ribaltato dunque il 3-2 dell'andata. Prima azione offensiva da parte dei padroni di casa, traversa piena da parte di De Carlo, poi Cotugno mette alto sopra la traversa, ancora Cinzia che impegna il numero 1 della formazione ospite di Somma. Terza azione offensiva in favore dei padroni di casa, colpo di testa che termina però sul fondo. La Cavese alla prima azione offensiva della prima frazione di gioco passa in vantaggio per Lupoli, fallo in area non visto dal direttore di gara, il pallone resta lì e con il sinistro al nono è 0-1 in favore della Cavese che passa così in vantaggio. Ancora i campani manovrano questa volta sulla sinistra con Barone che lascia il pallone al proprio compagno, sfera all'interno dell'area di rigore, conclusione dello stesso Barone murata dal numero 1 dei padroni di casa Iosa. È ancora Barone a mandare in verticale Rusciano per il raddoppio dopo errore difensivo da parte della Cinzia Albalonga al 32esimo. Cinzia 0, Cavese 0-2. Le immagini passano così alla ripresa con la Cinzia che prova a scuotersi, padroni di casa che però lasciano il campo alle avanzate della formazione ospite. Cavese che va allora in contropiede, palla in verticale sempre per Rusciano, esce Iosa con i tempi giusti e respinge la minaccia. Ancora Cavese pericolosa al minuto numero 7 del secondo tempo, la sfera arriva a Barone che manda in porta Rusciano con destro che termina alto solo la traversa, sfera in area di rigore per la Cinzia con Moretti, fallo da parte di Di Domenico per il direttore di gara, non c'è nulla e si prosegue sull'azione susseguente. Arriva la doppia parata da parte di Iosa, prima su Rusciano poi sul numero 4 Pensa. Cavese che in verticale trova però il tris al minuto numero 23 del secondo tempo, ancora con lo stesso numero 9 Rusciano che da pochi passi mette il pallone in rete 0-3 che diventa pochi istanti dopo 0-4 quando al 25esimo arriva la tripletta 26esimo da parte di Rusciano che trova così lo 0-4 conclusivo. Finale che non ha più nulla da dire e poi triplice fischio del direttore di gara.